Quante volte noi chiediamo al Signore cosa devo fare, come devo comportarmi, come devo agire davanti a questa situazione? Ma la via è quella di andare al Signore, la via è quella di fidarsi del Signore, perché il Signore vuole che noi siamo dei conquistatori. Gli attacchi del nemico non si esauriscono in una sola battaglia. Quindi Dio di volta in volta ci aiuta a crescere, ci dà la forza di poter affrontare l'avversario delle anime nostre, e quando affrontiamo queste battaglie che producono a volte disagio nella carne, che a volte producono anche stanchezza, sappiamo che tutto questo comporta un grande beneficio per la nostra anima e per la nostra fede. Sapete, se l'avversario è vero si muove, quando noi stiamo avvicinandoci al Signore è anche vero che Dio non rimane fuori, non rimane Dio a guardare, non rimane Dio indietro. Il Signore è colui che si muove, e si muove contro l'avversario delle anime nostre. A volte c'è disperazione in qualche frangente della nostra esistenza, pensando di essere stati abbandonati, pensando che non sia più possibile essere perdonati dal Signore, e allora ci autocommiseriamo, cerchiamo di colpevolizzarci, dandoci una risposta del perché accadono certe situazioni, e diciamo che Dio è lontano e distante. Ma anche se fossero le nostre colpe a tenerci a distanza da Dio, ricordiamoci Isaia capitolo 55. Il Signore non si stanca di perdonare se andiamo a Lui con tutto il cuore. Il segreto della vittoria di Davide è proprio questo. Il verso 25. Prima consulta il Signore e poi fa tutto quello che il Signore gli dice di fare. E noi vogliamo ascoltare, udire la voce del Signore. E davanti a questa verità vogliamo dire: Signore, aiutami a compiere fedelmente tutto quello che Tu mi chiami a fare. Davide fece tutto quello che il Signore gli comandò di fare e trionfò sui suoi nemici.